Professor Umberto Cinquegrana, il digiuno che fa guarire. Premessa. È mia personale convinzione che il digiuno sia dotato di una indubbia notevole efficacia terapeutica nei confronti delle malattie. È una proposta fatta con semplicità, con umiltà, per un'esigenza interiore di dire ad altri qualcosa che si sente possa essere effettivamente utile perché è efficace. Cercherò di far vedere, attraverso testimonianze che appartengono alla storia e mediante la esposizione di casi trattati recentemente, che la via del digiuno è assolutamente, in ogni caso, non nociva e quindi praticabile da tutti, laddove naturalmente si presentino tutte le condizioni favorevoli che permettono di astenersi da tutti i cibi, ma mai dall'acqua, per una durata notevole di giorni. Cosa che opportunamente giudicherà il medico e o lo specialista esperto del digiuno terapeutico, i quali esamineranno scrupolosamente l'aspirante digiunatore e ne verificheranno l'idoneità per una terapia che costituisce di per sé, nel suo fieri, una situazione di stress per l'intero organismo, anche se solo transitorio, è finalizzato all'esito di guarigione dallo stato di malattia. A mio parere, per me che sono intimamente convinto della bontà del digiuno terapeutico, la principale barriera da abbattere è la prevenzione verso l'astinenza totale dai cibi. Una tale prevenzione è largamente diffusa, radicata un po' in tutti gli animi in maniera abbastanza profonda, dal momento che tutti siamo stati abituati, sin da piccolissimi, ad identificare la vita con l'assunzione dei cibi. Si tratta di veri e propri idolamentis da abbattere, se si vuole fare spazio alle nuove idee. E d'altra parte, è pur vero che se non si mangia, si muore per inanizione, per il fatto che alla macchina umana, ma anche a tutte le macchine biologiche che costituiscono i viventi, viene a mancare il carburante quando si digiuna, perché non c'è l'introduzione nell'organismo dei nutrienti che alimentano il metabolismo con il quale si identifica la vita biologica. In verità, qui non si mette assolutamente in discussione un fatto che è di per sé lapalissianamente evidente. Il punto però è un altro. Non si intende per digiuno terapeutico un'astensione dal cibo sine die, cioè per sempre. Intanto, l'assunzione di acqua o di altri liquidi, come i succhi centrifugati e le tisane nel metodo Breus, è un fattore che non viene mai escluso nei digiuni fatti per guarire dalle malattie. E poi, e questo è il punto fondamentale, si tratta sempre di digiuni a tempo determinato, nel senso che viene un momento nel quale il terapeuta pone fine all'astensione dal cibo sulla base di precisi parametri che indicherò puntualmente nel corso della trattazione. Per quella che è la posizione della scienza ufficiale nei riguardi del digiuno, citerò tra gli altri il biochimico Leninger, per quanto egli riporta sull'argomento del digiuno in alcune importanti pagine del volume Biochimica, preziosa fonte di studio per i curriculari delle facoltà di medicina e chirurgia. Si parla di 42 giorni di digiuno, brillantemente superati da volontari, studiati e seguiti. Guarda caso, Mosè e Cristo digiunarono 40 giorni. Breus stabilisce 42 giorni di digiuno per l'eliminazione totale delle masse neoplastiche. Gandhi ha digiunato varie volte per 6 settimane. Moltissimi digiunatori, seguiti dagli igienisti della scuola di Shelton, hanno digiunato con successo più o meno per la stessa durata di giorni.
Lo scopo di questo mio lavoro e mio intimo desiderio e augurio è quello di riuscire a contagiare il lettore perché la mia sensibilità per l'argomento del digiuno terapeutico possa divenire di tutti quelli che leggono senza preconcetti o grettezza mentale e culturale. Con ciò non intendo naturalmente tacciare di limitatezza generale e intellettuale quelli che non accetteranno quale valida l'ipotesi esposta nella trattazione. Semplicemente dico che è per me fonte di gioia il pensiero che ci saranno certamente spiriti ricercatori che, trovando interessante quanto esposto nel libro, approfondiranno l'argomento, rendendolo anche eventualmente operativo. Dichiaro poi il mio rispetto per quelli che non condivideranno la mia convinzione. L'uomo di cultura, l'intellettuale, il medico, il ricercatore che si convincono della logica che anima l'esposizione della tesi di cui io sono persuaso, che cioè il digiuno sia dotato di efficacia terapeutica, percorrendo idealmente il cammino già percorso da me, potranno, se lo vorranno, abbattere con relativa facilità gli idola mentis, cioè i preconcetti radicati in noi che ci fanno ritenere comunemente nocivo, dannoso e controindicato il digiuno. Non altrettanto potrà fare l'uomo comune che non è in possesso di quegli strumenti mentali che soli possono far crollare i fantasmi della mente, quelli che incutono timori e paure nei riguardi dell'astensione dal cibo, proposta qui quale via per conseguire la salute. Il camice bianco, il protocollo, la clinica potrebbero essere i cavalieri capaci di fugare i suddetti fantasmi della mente. Vediamo come e perché il camice bianco è il medico, la cui figura esercita un potere quasi magico nei confronti dell'ammalato. La sua parola, in molti casi, riesce da sola a farlo guarire. Se il medico dice che il digiuno fa bene, tutti i dubbi dell'ammalato svaniranno come la nebbia al vento. Il protocollo è garanzia di un metodo scientifico che rispetta determinate regole, sottraendo ogni terapeutica al capriccio del singolo curatore. La clinica, con la sua complessa struttura organizzativa, con la sua strumentazione generalmente altamente tecnologica, con il reparto di eventuale pronto soccorso, fa sentire l'ammalato che digiuna ben protetto e garantito da sgradevoli sorprese che si possono temere allorché si intraprende la via dell'astensione totale dal cibo. Se poi l'ammalato che decide di fare il digiuno per guarire è un uomo provvisto di tutte quelle doti che lo rendono autosufficiente, il carattere volitivo, il buon senso, il dono del discernimento, una eventuale discreta cultura di base, la clinica può benissimo essere sostituita dalla propria abitazione, lasciando che a seguirlo sia il suo medico di fiducia, che operi in armonia combinata con lo specialista, esperto del digiuno terapeutico, nel caso che non lo sia egli stesso. L'ambiente familiare sarebbe da preferirsi alla clinica, ma non tutti hanno quella sufficiente forza interiore per essere capaci di portare avanti la terapia del digiuno senza il supporto psicologico dei camici bianchi di una clinica. La testimonianza dei grandi della storia che hanno digiunato, le tante migliaia di esperienze di digiuno terapeutico documentate dagli igienisti sparsi in tutto il mondo, il digiuno sperimentale condotto dalla scienza ufficiale, gli straordinari risultati ottenuti da Rudolf Brace nella sua lunga ricerca applicata quale oncologo empirico, spero che tutto questo possa diventare argomento sufficiente a convincere il lettore che il digiuno perlomeno non è nocivo. Naturalmente,
la conclusione più logica dovrà invece essere che il digiuno, che certamente non è dannoso, è sicuramente anche terapeutico e potrebbe costituire in alcuni casi anche la sola via da seguire secondo il motto «a mali estremi, estremi rimedi».